Suoni Emergenti, a cura di Extra Radio, conduce Fabio Anarchy Brain Varrone. Amici di Extra Radio, ben sintonizzati, qui come al solito Fabio Varrone che vi tiene compagnia su Extra Radio, come abbiamo detto tante volte, su Suoni Emergenti. Allora, quest'oggi abbiamo un ospite in particolare, un cantante, autore anche, se così possiamo dire, se è giusto, se è corretto, poi me lo dirà lui. Allora, stiamo parlando di Silvano Staffolani, ben trovato Silvano. Ben trovato a te, è un piacere essere di nuovo presente sui programmi di Extra Radio. È sempre una bella compagnia essere su Extra Radio anche con gli ascoltatori e con il mito è Francesco. Ringraziamo sempre Francesco, ovviamente il creatore di Extra Radio, colui che si è adoperato tanto per la musica emergente. Allora, io partirei subito con una prima domanda. Adesso vorrei chiederti, come nasce il tuo percorso musicale? Quando hai cominciato? Accidenti, tu hai davvero indietro con il tempo, gli albori. Cos'era? 1800 o qualcosa del genere? No, sai, quando nasce un tipo di amore di questo genere, che è una vera passione, penso che sia una cosa che inizi con l'infanzia. Sono le cose che ti attraggono. C'è chi inizia con lo sport, che ne so, vuol diventare il campione di calcio o qualcosa del genere, certo. C'è chi è attratto da forme d'arte, in questo caso è la musica, ma sempre appassionato. Magari prima inizi come tutte le cose da spettatore, ossia da ascoltatore, poi dopo tenti di farla, però che farla. Quindi io ricordo dell'infanzia, degli amori dell'infanzia, vedere in TV, alla radio, sentire le canzoni e poi provare a rifarle, tutto qua. Ma quali sono gli artisti, autori, cantanti che hanno ispirato il tuo lavoro, all'inizio perlomeno? Oh, all'inizio qualcosa che riguardava la musica italiana che potevo ascoltare da adolescente, che per quelle cose, cosa c'era, qualcosa di strano, probabilmente come Alberto Camerino. Camerino, ah, sì. Alberto Camerino, rock robot, come no? Quelle cose che tra l'altro è un buon prodotto di rock, se vuoi, perché lui sì. Faceva delle... per quanto fosse sperimentare già all'epoca, le sue canzoni hanno una struttura, quando non è di musica colta, che veniva dal Rinascimento, usava proprio i giri di rock. Lui è un buon chitarrista e quello ha fatto, mi ispira, quelle cose mi hanno ispirato, sì, anche il suo modo di presentarsi, non prendersi sul serio, ma raccontare sempre delle belle storie all'interno di canzoni facili, leggere, ma che comunque ti facessero pensare. Quindi tu punti su una canzone molto riflessiva. Sì, perché la canzone, la musica è sempre, fa parte di quello che è l'arte dell'intrattenimento. È importante che sia qualcosa che possa accompagnarti, che possa essere accanto a te in maniera, se vuoi, anche come colonna sonora, quindi che non ti richiede necessariamente un'attenzione per cui non fai nient'altro se non ascoltarla. Però una volta finita la canzone, una volta che hai fatto questo breve viaggio, qualcosa ti rimane, qualcosa magari ti domandi, qualcosa ti farà pensare nei momenti successivi. Immagina un concerto, quando vai a un concerto quello che è più importante è passare quella ora, quanto dura, piacevolmente, però non te ne puoi tornare a casa come se sei stato a farti, che ne so, una nuotata o qualcosa del genere. Devi portarti qualcosa con te. Deve lasciare una sensazione comunque la musica. Sì, hai usato la parola perfetta, perché sono sensazioni, perché le sensazioni, anche quelle cose che tu non riesci a spiegarti. Quindi mi è sembrato che ho provato la sensazione, che è giustissimo. Poi dopo, magari se sei fortunato, trovi le spiegazioni per queste cose, altrimenti semplicemente hai fatto un piccolo percorso e hai provato qualche cosa di bello, di brutto, dipende da quello che ti ha ispirato. Certo. Sensazione. Ma parliamo un po' dei tuoi lavori, parlaci un po' dei tuoi lavori musicali, discografici. Io faccio musica da tanti, tantissimi anni. I primi anni insieme ad altri, insieme a gruppi rock, punk rock, un po' di tutto, ho attraversato un po' tutti i generi. Silvano Staffolani esiste come cantatore dal 2013, sì. Quindi che produco da solo musica e compongo e registro cose mie, spesso aiutandomi con i testi di altri, perché ci sono tantissime persone che scrivono degli ottimi testi che qualcuno deve cantare. E io, certo, quando leggo qualcosa di bello, che cos'è che mi hai detto tu prima, qualcosa che mi dà una sensazione, sì, così forte, devo cantare, devo comporci la musica sopra. Spesso le canzoni sono già composte, si tratta di leggere un testo, di vedere un'immagine, di farci raccontare qualcosa e la canzone è già lì. Il tempo di composizione è molto molto breve. Certo, esistono molti autori che potrebbero dare tanto, però io non so, vorrei farti una domanda così a bruciapelo. Cosa ne pensi appunto di quello che succede nel campo della discografia in generale, cioè che comunque molti autori non hanno lo spazio che meritano, invece vanno avanti persone, addirittura ti dirò, io ho trovato un servizio di recente che spiega come queste pop star americane, italiane, che usano l'auto tuning per fare una voce particolare, che poi in realtà quando cantano dal
dal vivo, la vera voce è diversa e fa schifo addirittura. Invece artisti veri, magari come te, che cantano con la propria voce, che espongono proprio se stessi, magari, ecco, tanti non ce la fanno. Tu cosa ne pensi di questo? Sono due mondi un pochettino differenti, però, perché forse quelli a cui tu ti riferisci producono qualcosa, hanno un prodotto quasi industriale da vendere su un mercato, e il mercato richiede un tipo di perfezione che premia, se vuoi, non nell'abilità compositiva, ma il fatto di essere nel momento giusto con quel tipo di sonorità che viene richiesto. È il prodotto giusto sul mercato il momento in cui viene richiesto. Certo. Quindi ci sono degli studi, vedono qual è la cosa che va in classifica, la sonorità che va, e quella riproducono. Anche una voce si può riprodurre, non è così difficile. Quindi se viene richiesta un tipo di voce, quella voce troverai. Quello, certo, che succede con i talent adesso, sono tutti così bravi come cantanti, ma bravi nel senso di bravissimi proprio, però sono tutti fatti con lo stampo, sono tutti uguali. Esatto. A me interessa un pochettino più la personalità. Si espressa un po' la personalità dei cantanti. Deve essere espressa però anche sulla voce, non che sia l'autotuning che non ti fa mai stonare. Deve essere invece una voce riconoscibile, ma pure con la stonatura, se c'è, non importa. L'importante è la sensazione che tu dicevi prima, è così un pochettino più forte se la personalità viene espressa. Certo. Poi se ti danno modo di esprimerla, questo diciamo che te lo prendi da solo, lo spazio. Non ti prenderai mai un palco grandissimo, chissà quanti spettatori, però vai e nessuno ti impedirà di esibirti. Se ti impediscono di fare questo, significa impedire all'arte di esprimersi. Certo. Succede anche questo, perché no, ma non è un motivo sufficiente per fermarsi, assolutamente no. Senti, ma progetti per il futuro che hai in cantiere? Progetti per il futuro, qua è un eterno presente, è difficilissimo potersi relazionare con un futuro, comunque è un futuro in divenire. Io sto facendo parecchie cose a livello musicale, spero di riuscire a seguirle un po' tutte. E stasera, ad esempio, devo ripassare un po' l'ultimo repertorio, perché domani abbiamo un laboratorio in un istituto scolastico dove parleremo della forma canzone, la canzone di protesta, la storia della canzone di protesta e i significati che ci si mettono dentro. Abbiamo un paio d'ore a disposizione per fare una canzone insieme agli studenti, crearla lì sul momento, frasi, ritornello, musica, e cantarla entro le 2 ore. È una bella sfida. Un bel progetto. Ma volevo chiederti, se qualcuno volesse cercarti su internet, sempre si fanno molto Facebook, questi social network, ti trovano su Facebook e su YouTube al solito? Nome e cognome ed esce fuori. Silvano Staffolani, quindi mi raccomando, cercate Silvano Staffolani su YouTube, cercatelo anche su Facebook e troverete, ovviamente possono trovare anche la tua musica, chi sei, possono vederti, insomma. Vedermi, ci sono le immagini fisse, video, non so tanto, che ne ho veramente pochi. C'è un blog dove raccolgo un po' tutte queste cose che vado facendo in giro per l'Italia. Il blog si chiama www.cartolinedautore.blogspot.com. Invitiamo tutti gli ascoltatori di Extra Radio, ovviamente, a collegarsi sul blog di Silvano Staffolani, dove lui racconta appunto queste cose qui. È molto interessante le sue esperienze, per conoscere meglio l'artista anche, questo è molto importante. Molto spesso, insomma, a parte i siti internet, da quando ci sono i social network hanno subito una mutazione, quindi adesso il blog è una cosa molto bella che la gente piace, quindi piace andare a curiosare nei blog, e questo è molto importante. Senti, ma date importanti che hai in programmazione, ci puoi anticipare qualcosa o non anticipiamo troppo? Ma guarda, lì si trovano tutte, perché metto man mano che vengono pubblicate e confermate, le metto sulla parte destra di questo blog. Adesso sto girando davvero l'Italia con una sorta di reading spettacolo con me e Ottavio Bugari, che legge alcuni brani di un libro che ha scritto. Dallo stesso libro abbiamo tratto molte canzoni e queste vengono riproposte appunto. E quando all'inizio parlavamo dell'arte, delle forme d'arte, la letteratura incontra la musica, si sono fuse insieme ed è nato un qualcosa che a me dà molto piacere portare in giro e farlo ascoltare agli altri. Sono tutte storie delle lotte contadine del dopoguerra, abbastanza attuali, perché spesso l'arte ti dà questo, ti toglie dallo spazio e dal tempo. Tu cambia se ascolti in questi mini casi nostri che andiamo raccontando, prova a non far caso alla data quando viene citata, prova a non far caso al nome e ti trovi sul presente. Sei storie del presente, purtroppo non cambia niente, passano decenni ma le storie si ripetono. Noi con le canzoni non è che vogliamo cambiare il mondo, però la canzone ti può far riconoscere un errore che c'è stato nel passato, almeno gli dai il nome giusto e lo dai anche nel presente, sei in grado di riconoscerlo.
non ti fai fregare, insomma. Certo, hai fatto una bellissima osservazione, faccio i miei complimenti perché un'osservazione così profonda l'ho sentita da nessuno, credo, in vita mia, quindi sei una persona molto profonda, un artista veramente non se ne trovano più. Dispiace che a volte ho sentito altri cantautori in altre interviste che ho fatto per altri emittenti radio e altro, però devo dire che qualcuno come te non mi era mai capitato e sono contento di questo, perché comunque sento una profondità che riuscivo a trovare solo in alcuni libri scritti, e questo no, veramente mi piace. Se parlo come un libro scritto, allora dovrebbe essere qualcosa di bello. Sì, però sì, sì, un sì. Libro, prendi, lo chiudi, lo metti, lo riponi nello scaffale. Non sono così controllabile, non mi si chiude come un libro, mettiamola così. No, dai. Ma per carità, no, un libro è un tesoro da custodire, io la vedo in questo modo. Allora, siccome tu mi prendi, come dire, mi tiri fuori le cose con le pinze, che magari uno non ci pensa, i libri sono, cos'è che hai detto? Un tesoro da custodire. Noi sarebbe, perché faccio parte anche di una compagnia teatrale, e il prossimo spettacolo sarà proprio questo qua, perché i libri non sono cose da leggere, ma sono cose dove ci cadi dentro. E parliamo proprio dell'importanza del libro e di quello che il libro ti può prendere e trasportare da un'altra parte. È una cosa un po' particolare, abbiamo appena iniziato adesso la stesura del canovaccio, da come si sta presentando sarà una cosa molto molto bella e interessante, un'altra sfida ovviamente. Deve essere qualcosa di veramente interessante anche da andare a vedere a teatro, mi ha detto. E ovviamente cercate, mi raccomando, Silvano Staffolani su internet, ragazzi, supportate veramente la vera arte, e secondo me Silvano Staffolani fa parte ovviamente della vera arte, per come la vedo io. Io, Silvano, ti ringrazio infinitamente di essere stato qui con noi, di averci comunque dato queste informazioni molto importanti, di averci parlato della tua musica, di te, e che ti sei aperto con noi. Adesso passiamo qualche tuo brano e a voi vi lascio con la musica di Silvano Staffolani. Grazie a te. Si esca di casa in due, in passo poi in centro ce ne andiamo. Chi scappa di qua, chi si nasconde di là, il mondo è pieno di gente che non sa. Ai miei piedi c'è un coccodrillo. No, non scarpe di coccodrillo, intendo un coccodrillo vero. Mi segue al guinzaglio, lo porto ovunque vado. Quando troppo rallenta, lo chiamo fischiettando. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa come fare. Un morso d'un polpaccio, se non è l'avambraccio, sarà meglio avere stivali molto alti. Ma se stomaco pieno mi fa sentire fiero, ti puoi avvicinare, lo puoi anche accarezzare. Ma cosa ha di strano il mio coccodrillo? Non ha mai fatto del male senza un buon motivo. È solo un animale e si comporta da tale che è umano per natura, è lui a far paura. Il vero mostro sai, così non appare. Il vero mostro sai, si sa camuffare. Aia! Dai, fa il bravo, lasciami il piede, dai! Aia! Guarda, non ti ci porto più, apri, t'ho detto apri, tutte le volte finisce così, lascia, t'ho detto lascia! Aia, aia, aia! Bene, dopo l'intervista con Silvano Staffolani abbiamo ascoltato il brano A spasso con il mio coccodrillo, ovviamente sempre una creazione di Silvano, che noi ringraziamo ovviamente per essere stato così disponibile, per averci concesso un po' del suo tempo. Noi andiamo avanti, non perdiamo tempo e ascoltiamo un secondo brano di Silvano Staffolani. Stiamo parlando di Fragalà. Thank you.
sasso te lo scagliano addosso. Buca la pelle, si annida dentro, non lo scioglierai da solo. 29 ottobre 49, Melissa lanciò del sasso, la memoria picchia giù dal cielo, cerca i bracciantini e trova la pelle. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arvoro piccirito chiantai. Cantano tutti dietro lei, la memoria quando ti colpisce, non puoi trattenerla con gli altri, tu devi dividerla. Se vuoi usarne la forza, sasso lanciato addosso, pisce Angelina, taglia in due la voce, ora è un lamento e dura poco. La memoria è un sasso lanciato a caso, avrà fatto Giovanni, gli sembrava una festa ed è una guerra, un solo giorno è durata. La memoria è un sasso, stravolge destini, sbaraglia Francesco, non è morto in Russia, è tornato qui da noi a farsi morire. La memoria quando ti colpisce, non puoi trattenerla con gli altri, tu devi dividerla. Puoi usarne la forza. La memoria siamo noi in questa stanza, la portiamo dentro ogni giorno a rovistarci, non dovremmo mai farlo da soli. 29 ottobre 49, è il tempo delle fave, zappano i contadini a Pragalà, cercano vita di spostare più là. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arvoro piccirito chiantai, cantano tutti dietro lei. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arvoro piccirito chiantai, cantano tutti dietro lei. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, al coro piccirito chiantai, cantano tutti dietro lei. Bene, ancora una volta un brano di Silvano Staffolani. Adesso passiamo al terzo brano di Silvano di questa sera, che si chiama Migni Mignolini. Bellissimo titolo, andiamo ad ascoltarlo. Poco più grande di una scatola di scarpe, ma una vera e propria reggia per chi l'ha per casa. Sono tanti piccolini, sempre indaffarati, come tanti mignolini, seppur variegati. Ah, già la testa sul cuscino la sera, il buio fa paura e prima quello non c'è.
era, sento un movimento vicino all'orecchio, qualcuno mi sussurra, cerco di stare attento. Si torna a lavorare, seppure piccolini li dobbiamo consegnare. Ognuno di noi porta presso un sogno e basta che ci chiami, accorriamo al bisogno. Senza la buonanotte, quando tutto è silenzio e il cuore batte forte, piedi piccini si mettono in cammino, esprimi un desiderio, ti senti già vicino. Procediamo ancora con la scaletta dedicata a Silvano Staffolani, andiamo ad ascoltare Holly on the Wild Side. Holly ritorna di nuovo in strada con noi, tutti a chiamarlo a dire ciao, come stai? Quello che vuole la sua chitarra per poter di nuovo cantare con te. Male se non si ferma, poiché il tempo è un regalo e lui l'ha dato a te. Se viene in silenzio lui se la ride, schiarisce la voce prima d'attaccare, fa du 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 du. Giri a cercarlo e già lui non c'è più. Sta ancora ridendo, ridendo, ridendo di noi. Da
qualche parte se ne sta nascosto, ma se segui il canto lo puoi ritrovare e farlo. Ritorna di nuovo in strada con noi, stavolta si suona insieme a lungo vuoi. Prendi la mia, suona con me, attacca per primo, io seguirò a far du 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 du. Olly ritorna di nuovo in strada con noi, tutti a chiamarlo a dire ciao, come stai? Quello che vuole la sua chitarra per poter di nuovo cantare con te, far du 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 du. Ora invece è il momento del brano Il Gallo. Gallo a coda pagata, di un rosso corallo, la cresta colorata, nella taverna il vino, occhio di gallo, chi canta sul mattino e chi nella sera sballo, chi comando io il pollaio tutto mio. Le pollastre son tutte mie, lunghi barbagli gira altero, lui non fa sconti e sbagli, dei pollaio è fiero, e banderuola il gallo e gira col vento, sulla sta di metallo, veloce pure lento. Chi comando io il pollaio tutto mio, chi le pollastre son tutte mie, il gallo del pittore rosso fuoco, ma guarda quale onore prima che arrivi fuoco. La trattoria del gallo ha chiamato questo posto, ti tirano qui con lo per farci bel arrosto. Chi comando io il pollaio tutto mio, chi mentre tu bevi il vino, bevi il vino. Comando io il pollaio tutto mio, le pollastre son tutte mie, ma che bello questo gallo qui,
Quanto è buono sei, non strano. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Suoni Emergenti dedicata a Silvano Staffolani, che è stato qui con noi. Noi lo ringraziamo. Ringraziamo Francesco di Extra Radio, ringraziamo tutti i vostri ascoltatori. Saluto la Sicilia, che è una terra bellissima. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come ogni lunedì, dalle ore 11 fino alle ore 11:30. Un bacione a tutti quanti. Mua, ciao! Suoni Emergenti, a cura di Extra Radio, conduce Fabio Nachibrain Barrone.